È un anno che come assessore all'urbanistica porto avanti il percorso per dare alla Regione Marche, dopo 32 anni, una nuova legge urbanistica. Ci sono stati decine di incontri sui territori e oggi finalmente andiamo in giunta, la approviamo dopo questa lunga discussione, lungo confronto e poi la inviamo in commissione per essere approvata in Consiglio regionale, presumibilmente entro il mese di ottobre, comunque il prossimo autunno, in modo di essere operativa dal primo del prossimo anno. È una legge assolutamente innovativa, prevede 36 articoli ed elimina 8 altre leggi regionali che erano ormai tutte superate. In queste 8 leggi c'erano circa 350 articoli, quindi era complicatissimo anche interpretarla, mettere in campo delle attività, eccetera. Invece con solo 36 articoli e un'unica legge noi andiamo a portare questa grande innovazione dal punto di vista dello sviluppo e della tutela del territorio della nostra regione. È tutta una nuova attività di pianificazione. Ad un anno dall'approvazione della legge urbanistica, approveremo il piano paesaggistico regionale. A 6 mesi dall'approvazione del piano paesaggistico regionale ci sarà il piano territoriale regionale. A 6 mesi da quell'approvazione ci sarà il piano territoriale di coordinamento provinciale, cioè quello che dovranno fare le province. E a quel punto, a 2 anni, tutti i comuni delle Marche dovranno adottare i loro nuovi piani regolatori. Come dire, un percorso che dura 4 anni, ma in 4 anni tutto l'intero territorio regionale sarà rivisto secondo le nuove normative. Ci sarà una nuova completa pianificazione urbanistica per la nostra regione. E avrà ovviamente delle forme anche inedite, spariranno quasi del tutto le varianti, quelle lungaggini burocratiche che tenevano ferme le imprese e tenevano ferme le amministrazioni comunali. Ci saranno aree, diciamo, non più previste urbanisticamente in maniera secca, statica, ma ci saranno delle aree a vocazione di sviluppo, sulle quali si potrà intervenire con molta più facilità quando ci sarà un'esigenza di fare nuove costruzioni o nuovi interventi sui territori. Punterà ovviamente al consumo di suolo zero, o perlomeno il più vicino possibile al nuovo consumo di suolo, per eliminare questa situazione che ovviamente non serve più ormai costruire su aree agricole, se non in casi del tutto eccezionali. Sarà basata particolarmente sull'efficientamento energetico, sul costruire, sul costruito, sulla rigenerazione urbana, sulla perequazione urbanistica, senza consumare nuovo suolo, ma diciamo così, sistemando al meglio, abbellendo se vogliamo le aree già edificate magari dismesse, oppure lasciate incompiute, oppure anche vecchi quartieri, vecchie palazzine, vecchi stabili che hanno bisogno di essere rigenerate, appunto, anche abbattute e ricostruite con tutte le situazioni ovviamente più moderne, più consone che oggi servono per avere uno sviluppo il migliore possibile dei nostri territori.